Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video e quando vi avevo chiesto che cosa vi sarebbe piaciuto vedere nei video di Natale qualcuno mi aveva risposto un get ready with me e visto che stasera devo andare a cena dai miei amici, niente di che, però insomma l'occasione mi sembrava carina per fare appunto un get ready with me, così vi mostro come mi trucco per andare a cena. Più che altro voglio provare a ricreare un ombretto magenta. Se non l'ho già postato su Instagram lo vedrete anche lì con altri prodotti, però come sapete il magenta è il colore del 2023, ma ne parleremo dopo. Sigla e cominciamo. Sono ancora un po' raffreddata, comincio applicando l'olio di Catrice sul viso come idratante, giusto per avere una base. E come sempre vi ricordo di lasciare un like e un commento e di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando anche la campanella. Insomma, spero che questi video di dicembre vi stiano piacendo e ho cercato insomma di farne di vari, mostrarvi vari prodotti e ovviamente insomma tanto make up, ma è quello che mi piace di più. E ok, applico anche un po' di lip plumper di Astra, questo lo sto utilizzando tantissimo in generale nel quotidiano, perché vabbè, oltre a essere impolpante è anche idratante e lascia un effetto un po' glossy e mi piace anche perché è molto veloce. Vado ad applicare un velo di correttore sulle palpebre perché poi andrò ad applicare un ombretto sul rosso e non voglio che rimangano troppo macchiate. Cercavo un altro prodotto, ma cercando nella mia makeup collection ho ritrovato questo ombretto, eyeliner più che ombretto, si chiama Set the Tone di Dose of Colors. È un po' che non vedo Dose of Colors. Comunque questo si chiama Hit the Road, è secchissimo, quindi lo vado a riattivare con il Duraline di Inglot, ne basta proprio poco giusto per creare la base. Il Duraline di Inglot è un prodotto che vi consiglio vivamente perché vi aiuta in tantissime situazioni. Comunque, come vi dicevo, magenta colore 2023, io sono contentissima perché è un colore che mi piace molto e quindi eccomi qua a sperimentare. Sopra ci applico questo Dazzle Shadow Extreme di MAC che si chiama Celebutante. È nuovo, l'ho preso un bel po' di tempo fa, cioè quest'estate, però insomma mi sembra il momento giusto per utilizzarlo. Carino. Beh, se non fosse stato carino non l'avrei preso, però mi piace questa combo, direi dai che si avvicina un po' al magenta Pantone. Ci diamo una sfumata con Scoiattolina dalla palette di Mola, che è Achille Lauro. Mi sono anche tagliati i capelli. Sto valutando se cambiare un po' il taglio, ma ci penserò la prossima volta. Intanto insomma tengo questo che a me piace moltissimo, non tutti lo capiscono, non so bene, però a me piace tanto. Comunque vado a definire l'attaccatura delle ciglia non con l'eyeliner ma con la mia affidata matita di Astra, questa nera. Mi piace molto e questa la utilizzo sempre quando magari vado da qualche parte e per portarmi un prodotto che
mi piace, di cui mi fido e so che è quasi infallibile, perché anche faccio presto ad applicarlo, il prodotto è questa matita qui. Comunque, se volete vedere un look con un brand particolare o con un prodotto particolare, ovviamente lasciatemi un commento e io cercherò di esaudire il vostro desiderio come Babbo Natale. E fatemi sapere anche che cosa vi piacerebbe ricevere per Natale. Se fate la wish list oppure preferite la sorpresa. Oggi è stata una giornata super uggiosa e piovosa. Ultimamente al cinema ho visto il film su Caravaggio. Bello, vabbè, io adoro Riccardo Scamarcio. Mi ha lasciato un po' perplessa l'interpretazione di Louis Garrel, e più che altro non mi è piaciuto il doppiaggio. Quello secondo me è l'unica pecca del film. Passiamo al viso e inizio con il correttore, che è sempre il Cover and Care di Catrice, tonalità 030N. Devo ancora iniziare la serie su Mercoledì Addams, mia sorella l'ha già vista, io no. E il perché è che ho preferito andare avanti con i video, più che altro per il montaggio e tutto, e quindi ho detto vabbè, mi porto avanti con i video di Natale e appena riesco la guardo, così insomma non mi prendo sempre all'ultimo e riesco a farli tutti. Ma sono molto curiosa di vederla, fatemi sapere se voi l'avete vista e se vi è piaciuta. Come fondo applico questo di Astra, lo 04N, si chiama The Universal Foundation, non voglio una coprenza troppo alta, non esce, quindi devo fare così. Quest'anno volevo tornare a Londra per Natale, ma poi tra una cosa e l'altra non sono riuscita a prenotare e quindi vabbè, insomma, ci tornerò in un altro momento. Però quest'anno dai, ho visto Napoli per due volte in poco tempo, quindi mi accontento. Fatemi sapere se invece voi siete andati da qualche parte per Natale o se vi piacerebbe andare da qualche parte anche magari per fine anno, eccetera eccetera. Come bronzer scelgo questo di L'Oreal, lo sto utilizzando in questi giorni, mi piace molto perché per me è morbido, cioè anche quando lo vado ad applicare risulta morbido. L'altro giorno invece su Disney Plus ho visto un film di Natale molto carino che si chiama Noël. Ve lo consiglio, è molto leggero, però secondo me è un bel film, magari se volete passare un pomeriggio, una sera e volete vedere un film di Natale leggero, è molto molto bello. Ok, torniamo agli occhi, vicino alle ciglia inferiori scelgo di nuovo l'ombretto di MAC. Per le ciglia inferiori non trovo un pennello adatto mai. O è troppo spesso o è troppo rigido, ma comunque quest'anno ho preso
l'albero di Natale vero di Ikea. E come funziona questa cosa? Si va da Ikea e hanno questi alberelli veri che si possono noleggiare, diciamo così, pagando 15 euro e poi a gennaio dal 7 al 16 o al 23, non mi ricordo esattamente, si possono riportare indietro e fanno un buono da spendere da Ikea appunto di 15 euro. Ma la cosa bella è che prendendo uno di questi alberi qui, Ikea dona 4 euro per gli ulivi pugliesi, quindi insomma mi sembra un'iniziativa carina. Bisogna andare per tempo perché insomma il 24 dicembre sicuramente non si trovano più. Era però da un po' di tempo che volevo prendere l'albero vero, anche se è piccolino, però è super super carino e quindi quest'anno ne ho approfittato. Ho quello finto che uso tutti gli anni, ma quest'anno andiamo di albero vero. Non riesco a farvi vedere come lo decoro, anche perché lo faccio sempre in momenti tipo le 11 di sera e quindi mi è un po' scomodo fare la ripresa, ma magari vi metto qualche foto su Instagram. Come mascara applico questo di Essence che si chiama Sensitive But Wow. Vi dirò che è uno dei miei mascara preferiti, se magari non mi sporco. E mi piace il risultato, mi piace il fatto che sia molto molto nero, ma soprattutto che sia dedicato a chi ha gli occhi sensibili e quindi si possa levare con l'acqua. Tante volte insomma i mascara rimangono sulle ciglia anche dopo la detersione e invece questo va via. Ok, sopracciglia, non voglio fare niente di super drama e quindi scelgo questo gel sopracciglia di Nabla che si chiama Lift and Fix Brow Gel. Io lo uso tutti i giorni proprio per fissare più che altro e ordinare le sopracciglia. A proposito di Nabla, i nuovi rossetti mi stanno piacendo tantissimo. Vediamo se però riesco a fare qualcosa. Ho scovato tra i miei pennelli questo scovolino qui e lo trovo perfetto per le bushy brows. Vado da questa parte qui, quindi quelle in setole, a pettinare e poi di piatto le schiaccio un pochino. Eccoci qua. Vado a riempirle giusto un po' con questo pennarello di Bella Oggi che si chiama Eyebrow Tint ed è quello con la punta divisa in tre. E vabbè, per le bushy è perfetto. Pensare che io avevo anche quello di L'Oreal e di Maybelline, non mi ricordo se li ho regalati o se li ho messi da qualche parte, però adesso che ho imparato come si fa sarebbero perfetti. Bravissima Franci. Ok, vado ad illuminare l'angolo interno dell'occhio e un po' la parte sotto il sopracciglio con uno degli illuminanti di Fenty Beauty, questo si chiama Hustler Baby, sono i Kilowatt. Ogni tanto mi torna questa cosa dell'illuminante sotto il sopracciglio che è bellissima, ma non lo faccio sempre. Non so se notate che cambio spesso il quadretto di Natale qui dietro. Sapete che insomma vabbè, io ogni mese cambio il quadretto, però durante il periodo di Natale mi piace cambiarlo di più, così da darvi dei messaggi o delle illustrazioni carine per Natale. Ecco, blush, e non posso che utilizzare questo di Catrice Air Blush Glow nella tonalità Cloud Wine, o come lo chiamo io, rosa vino. Anche questo è il mio blush di fiducia, perché da quando l'ho preso l'ho utilizzato praticamente
sempre. Terminiamo con le labbra e vi faccio vedere una chicca, nel senso che in questi giorni ho provato il lip kit di Chiara Ferragni, però così com'è per me è troppo rosa, ma il rossetto non mi dispiace. Allora cosa ho pensato? Ci abbino un'altra matita e devo dire che l'effetto non mi dispiace. Allora vi faccio vedere insomma come l'abbino io. Spesso utilizzo la mia preferita di Wycon, che si chiama Deep Brown, ma è in edizione limitata, io ne ho presa una quantità indefinita in modo da non rimanere senza nel breve periodo. Però appunto Wycon non mi ha mai risposto quando ho chiesto se mi indicavano una matita uguale o simile tra quella che hanno in gamma, e allora oggi provo questa combo, ovvero Hover di MAC, che si avvicina un po' a quella di Wycon. Comunque insomma sapete che io le matite di MAC le apprezzo moltissimo, ed è un marrone. E quindi dal kit di Chiara Ferragni vado a prendere il rossetto. E questo è il risultato. Se serve ripasso un po' la matita. Questo è il mio look per stasera. E questo è quanto, fatemi sapere cosa ne pensate, se a voi il color magenta piace oppure no, preferite qualcosa di più freddo. E a me piacciono molto i colori caldi, nonostante il mio colore preferito sia il verde. E niente, se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji di cibo qui sotto, visto che tra poco vado a cena. E niente, fatemi sapere anche se l'orario delle 19 vi piace oppure anticipo un pochino. Io vi saluto e vi aspetto domani. Ciao!